ovviamente di varianti ne esistono veramente molte. Ognuno ha la sua e ognuno mette dentro quello che vuole. Ma anche noi abbiamo la nostra ricetta, il gâteau di patate. Per accelerare la nostra preparazione useremo una busta di purè istantaneo. Lo prepareremo velocemente seguendo le istruzioni riportate sulla confezione. Iniziamo dal purè. Latte, burro, noce moscata, parmigiano. Mentre lo lasciamo riposare, tagliamo a dadini la scamorza affumicata, in questo modo. Con del burro ungiamo un piccolo stampo da forno. Uniamo del pan grattato per rivestire tutta la superficie affinché il nostro gâteau di patate non si attacchi durante la cottura. A questo punto mettiamo metà purè nello stampo per formare la base del nostro sformato. Con il dorso di un cucchiaio ci aiutiamo in questo modo per livellarlo bene, bagnandolo ogni tanto per non far attaccare il purè. Mettiamo il prosciutto cotto a formare uno strato. E la scamorza a formarne un altro. Ora possiamo chiudere con la metà del purè che è rimasto e lo livelliamo come abbiamo fatto precedentemente. Con una forchetta possiamo decorare la superficie in questo modo. Il nostro gâteau di patate è pronto. Abbiamo messo anche del pan grattato e dei fiocchettini di burro che con il calore gratineranno creando proprio la tipica crosticina del gâteau di patate. Siamo pronti per infornare, quindi 180 gradi per circa 20 minuti. Appena tolto dal forno, lasciamo riposare il gâteau di patate per circa 15 minuti in modo da farlo rapprendere, altrimenti si sformerebbe perché è troppo caldo. Ed eccolo qui, il nostro gâteau di patate. Ottimo anche freddo!